devo dare una spiegazione perché io questa sera sono qui in questa stupenda sala per cantare punto interrogativo, ma devo spiegare il perché sono qua. Io per tre notti ho fatto un sogno stranissimo, un foglio di carta bianca con tre righe nere la prima notte, e che mi lasciò così. La seconda notte subito di nuovo il foglio bianco con queste parole che io non riuscivo ad afferrare, e questa voce che mi diceva: lo devi fare. Arrivo alla terza notte, questa stessa voce, questo stesso foglio mi ritornano, e allora dice: ricordati, tu lo devi fare. E vedo la musica della Francesca, queste poche battute della Francesca praticamente. Allora ci ho pensato un momento, ho detto: Dio, ma io lo dovrò fare? Io non ho mai più cantato, non è che io canti in continuazione, non canto per niente proprio, non ho più questo continuo studio, eccetera. Però questa voce, lo devi fare, dico, potrà servire per qualcosa. Ci sarà che cosa, non lo so, ma qualcosa di soprannaturale, cioè veramente è stata una cosa che io mi sono svegliata nel sonno la terza notte e ho detto: Paolo, datemi pace. E allora ho capito, era veramente questa unica frase della Francesca da Rimini, che io avevo amato immensamente. E allora mi ritrovai nella stessa posizione su questa poltroncina e cominciai piano piano a cantare quelle parole stupende: Paolo, datemi pace. Allora ho detto: lo farò, ubbidirò, perché in questo caso è proprio dover ubbidire, avere questa voce che forse non mi tornerà più. E allora chiedo scusa se io oggi mi sono permessa di presentarmi a tutti loro per fare una frase della Francesca da Rimini. Sarà quel che sarà, ma lo farò con tutto il cuore e per dire grazie a Dio per tutto quello che nella vita mi ha concesso. E scusatemi se non sarà la frase che forse avrei detto 10 anni fa.